Buongiorno, siamo con il comandante dirigente della Polizia Locale di Cerignola. Signor comandante, qualche breve domanda. Le cinture di sicurezza hanno compiuto 30 anni, gli automobilisti si sono abituati? È bella come domanda, è difficile dare una risposta. Sicuramente c'è una maggiore cultura della sicurezza in Italia, una cultura di sicurezza che però viene interpretata da ciascuno a modo proprio. Oggi quasi certamente abbiamo una percentuale abbastanza vasta che usa i cinturini di sicurezza fuori dai centri abitati. Stenta ancora ad essere un'abitudine immediata e quindi un principio di salvaguardia personale, quello di attaccarsi alla cintura comunque alla guida anche nei centri urbani. Grazie per la breve analisi. Un'altra domanda molto breve. Com'è cambiata la professione della polizia locale in materia di infortunistica, primo soccorso e divulgazione della sicurezza stradale? Allora, anche qui è un problema di cultura. Sicuramente la polizia locale è l'organo di polizia stradale che più di tutti interviene in materia di infortunistica stradale. Le statistiche portano noi come riconosco il maggior numero di interventi in materia di infortunistica stradale. Abbiamo partecipato poco in termini però di cultura della sicurezza stradale. Abbiamo partecipato di più allo sviluppo della tecnica di rilevazione, al sostegno, all'attività certa e a disposizione degli organi amministrativi e a disposizione degli organi giudiziari. La cultura della sicurezza stradale è una cultura che deve svilupparsi all'interno non degli organi preposti al controllo, ma all'interno di ciascuno di noi. Tutti dobbiamo partecipare a questa attività di sicurezza stradale. Comandante, un'altra brevissima riflessione, una domanda. Eventi come la 1118 miglia del soccorso, quanto possono aiutare oggi ad avviare i giovani a una nuova cultura di impegno sociale, civile e di legalità? Allora, l'iniziativa è sicuramente un'iniziativa di grande spessore. Noi abbiamo già partecipato alle precedenti edizioni come Corpo di Polizia Municipale di Cerignola. Intendiamo continuare a sostenere questo tipo di iniziative perché sono basilari per far sapere. La cultura del sapere è legata alla famosa regola del 3, cioè saper essere, saper fare, saper essere. Ora, fino a sapere, a saper fare, probabilmente è un sistema di ritorno interno, tecnico, proprio degli organi di polizia stradale. Il saper essere non appartiene però solo a noi, deve appartenere a ciascun cittadino, ma il cittadino deve sapere, deve essere informato, deve essere formato anche alle tecniche di primo soccorso, deve essere formato alla capacità di analisi su un evento come può essere appunto un sinistro stradale, deve essere in grado anche minimamente di saper attivare i soccorsi. Uno dei limiti purtroppo che riscontriamo è l'incapacità e la tempestività o la freddezza di analisi anche nel solo avviare la fase di richiesta soccorsi.